Oh, allora, giovani amici di Facebook, sono qui per un nuovo incauto unboxing con voi. Abbiamo oggi una novità, è uscito in Italia finalmente dopo tantissima attesa, oltre 6 mesi, il Kindle Voyage, che è l'ultima incarnazione, diciamo il modello super lusso, chiamiamolo così, dei Kindle disponibili su Amazon. Sono attualmente tre, rimane il modello base, che è solamente touch e non ha la luce, e ha uno schermo da 167 ppi. Diciamo il modello super base economico per chi vuole spendere il meno possibile, che comunque consiglio la grandissima per chi non ha particolari necessità, soprattutto se non leggete a letto, per esempio. Costa solamente 60 euro il modello base, quindi è consigliatissimo. C'è poi a metà strada adesso il nuovo Paperwhite, che è identico al vecchio, cambia solamente lo schermo in cui è stato messo appunto lo stesso schermo che è in questo Voyage da 300 ppi, e diventa forse il più consigliato, o il più consigliabile, come si dice, dei tre. Intendo il nuovo Paperwhite, che costa 130 euro. E poi, per chi invece vuole sputtanarsi più soldi possibile e avere il prodotto migliore in assoluto e super fighetto, c'è questo Voyage. Ho fatto l'incauto. Acquisto, mi è appena arrivato ieri sera proprio, l'ho tirato fuori dalla scatola di Amazon. Dentro si presenta con questo sacchettino, non c'è più quindi il packaging vecchio, se vi ricordate che arrivava già direttamente dentro alla scatola in cui veniva spedito, aprivi e c'era già direttamente il Kindle. È un po' più fighetto, la scatola è ancora più piccola rispetto a quella del Paperwhite vecchio che avevo, che adesso vi faccio vedere insieme agli altri, così facciamo un confronto. E la scatola è piccola, dicevo, fighetta mi sembra. Questo Voyage ha veramente tutto il top, diciamo, della tecnologia attuale, in particolare sullo schermo, che sì, è lo stesso schermo presente anche nel nuovo Paperwhite, però rimane comunque un super schermo da 300 punti per pollice, ppppp. E con una retroilluminazione ancora migliorata e un contrasto ancora migliore, eccetera. È libero, vedo, forse per quello che aveva il sacchetto, quindi tolgo questo via. E poi abbiamo qualcosa da rompere, ci sarà infatti, c'è questo. Vediamo, tiriamo. Tac. Mi piace tantissimo questa cosa. E poi sollevo qui. E boom, eccolo qua, il Voyage, la Ferrari, chiamiamola così, la Ferrari degli e-reader, chiamiamola così. È super leggero, più leggero degli altri. Metto via un attimo il resto, voglio farvi vedere questo. Non tantissimo più leggero degli altri, questo per intenderci è 180 grammi, il Paperwhite è 205 grammi. Lo tiro fuori da qua. In realtà, però, il peso e le dimensioni contano tantissimo per un e-reader, perché è un oggetto che dovete tenere in mano magari anche per ore, e soprattutto magari con una sola mano. Per cui più leggero è, più piccolo è, mantenendo chiaramente lo schermo delle stesse dimensioni, meglio è. E quei 20 grammi in meno immagino che si facciano sentire. È davvero molto bello. Ha una scocchia in magnesio e non in plastica come gli altri Kindle. Ha il vetro, diciamo, pari con lo schermo, quindi è un tutt'uno. Adesso prendo anche i vecchi Kindle, così ve li faccio vedere. Mettiamo via la scatola, dopo poi vi faccio vedere anche il contenuto di quelli. Ho qui un mitico, stramitico Kindle 4, e non è un caso per cui me lo sono portato. E un altrettanto mitico Paperwhite, che è il mio vecchio e-reader che venderò, visto che mi sono appena comprato il Voyage. Eccoci qua, allora. Stavo dicendo, scusate, ho dovuto fare due take perché mi hanno telefonato proprio mentre facevo il video. Capita. E, ho messo qui sulla nostra scrivania dell'incauto acquisto i tre Kindle di riferimento, almeno per me. Abbiamo a sinistra il Kindle 4, super mitico. Vi spiegherò anche perché, soprattutto in rapporto a questo nuovo Voyage. Il Paperwhite seconda edizione, che è quello che ho usato fino a ieri sera per leggere, veramente un super device, e il nuovissimo Voyage che mi è appena arrivato. Dicevo, sulle dimensioni, come vedete, non è che abbiamo
stravolto, niente di che. Lo schermo è rimasto sempre 6 pollici. Chiaramente si è diciamo, si è accresciuto la densità di pixel, per cui il nuovo Voyage ha ben 300 punti per pollice, quindi garantisce una densità maggiore, quindi una definizione migliore del carattere. Anche la retroilluminazione è migliorata tanto, e il contrasto di conseguenza, quindi fondamentalmente in soldoni si legge meglio. Non c'è questa diversità, questa incredibile, no, diversità tra i diversi device. Poi ve li faccio vedere bene uno di fianco all'altro. Quello che si è perso però durante gli anni è una delle cose che era più comoda in assoluto sui primissimi Kindle, che erano quello che poi mi ha fatto innamorare del primo Kindle, che nel mio caso è questo Kindle 4, il primissimo Kindle che ho comprato, il primo e-reader che ho comprato. Qual è la comodità di questo e-reader? Soprattutto la comodità è che ha i tasti. A cosa servono i tasti? I tasti servono per avanzare o andare indietro nelle pagine mentre si sta leggendo, e lo si può fare, questa è una cosa fondamentale, senza andare a mettere le dita sullo schermo, quindi senza dover fare slide, diciamo, sullo schermo. E lo si può fare, altra cosa fondamentale, sia con la destra, quindi tenendo con una mano sola e premendo avanti o indietro, quindi senza, diciamo, staccare le dita dal device e continuando a utilizzare il device con una sola mano, e sia con la destra, dicevo, sia con la sinistra. Quindi se cambiate mano ogni tanto, io per esempio leggo a letto, per intendersi, leggo a letto di notte, mi serve la retroilluminazione, del motivo per cui sono passato al Paperwhite. Quando usavo questo Kindle 4 usavo quelle luci da attaccare, no, quei clip che facevano, insomma, erano abbastanza imbarazzanti. Però la grande comodità era che anche utilizzando la mano sinistra si poteva avanzare di pagina premendo qui a sinistra, senza dover fare questa roba qua ignobile di andare avanti con il pollicione, e senza appunto dover utilizzare l'altra mano, che magari per esempio d'inverno è sotto le coperte e poi si alterna, no? Quindi metti la mano sinistra sotto le coperte, lo tieni con la destra, eccetera. Perché qual è la cosa fondamentale di leggere con un e-reader? È quello di dimenticarsi che lo strumento esiste. Di notte tu vedi solamente lo schermo, devi avere in mano meno peso possibile, quindi come dicevo all'inizio, più è leggero meglio è, deve essere più piccolo possibile, oltre allo schermo chiaramente, e deve avere la possibilità, se possibile appunto, di avanzare di pagina senza staccare le mani dal device, andando poi a coprire dove stai leggendo, perché chiaramente tu arrivi in fondo a leggere, cosa fai? Metti il dito davanti e la cosa disturba. Devi veramente dimenticarti che il Kindle esiste. Questa cosa qui si è un po' persa con le generazioni moderne, che sono full touchscreen, quindi sono comandate totalmente da un touchscreen. Chiaramente è molto comodo per tutti gli usi, quindi scegliere il libro, selezionare il testo, piuttosto che selezionare una parola. Selezionare il testo lo posso fare, vediamo. Dizionario, vabbè, ok, vediamo. Esatto, selezionare il testo, no? Prendere note. È molto comodo avere il touchscreen. Per la tastiera è comodissimo. La tastiera in realtà è una roba che si usa molto poco, si usa per le note. Io non prendo note. Nel mio caso la tastiera si usa praticamente solamente per mettere la password del wifi la prima volta, però comunque il touchscreen in sé è una figata. Il problema è che mentre lo si usa si è costretti a fare sta roba qua. Sta roba qua funziona direi molto bene su Kindle, devo essere sincero, è migliorato poi di firmware in firmware, ma comunque ti costringe a mettere la mano davanti al testo, e la cosa disturba rispetto all'esperienza a cui ero abituato fino a 3-4 anni fa con il Kindle 4. Poi alla fine mi sono abituato, niente di che, non è una cosa determinante, intendiamoci, però è una bella roba il fatto di avere i tasti. Questi famosi tasti io li ho chiesti virtualmente, chiaramente Amazon figurati se caga quello che dico io, però in tutte le recensioni che ho pubblicato negli anni dei nuovi Kindle, dei Kobo che ho avuto, eccetera, mi sono sempre lamentato del fatto che per risparmiare, cioè, quanto costeranno questi tasti qui? Costeranno un euro? Per risparmiare veramente 4 spicci si è abbandonata l'idea di avere anche i tasti, perché io non è che dico o i tasti o il touchscreen, chiaramente io voglio il touchscreen e voglio anche i tasti. Fast forward 2014, arriva
Allora, altra telefonata, scusate, oggi non esco. Ho staccato il telefono adesso, eh. Allora, stavo dicendo, fast forward 2014, arriva la presentazione del mitico, stramitico Kinder Voyage, che ha non i tasti, ma qualcosa di molto simile. Ha questo sistema che Amazon chiama volta pagina, nome, marketing, non ci interessa, che dovrebbe funzionare semplicemente premendo qui. Quindi il funzionamento è praticamente molto simile, la disposizione dei tasti è praticamente identica, vedo ora, con il Kindle 4, vedete, quindi c'è questa parte lunga sia a sinistra che a destra che serve per andare avanti nelle pagine, questa parte corta sul Kindle 4 è identificata da due puntini nel Voyage che serve per tornare indietro. Adesso vado finalmente, dopo tutto questo pippone, ad accendere il Voyage, che per la prima volta non ha più il tasto sotto come tutti gli altri Kindle, ma ce l'ha qua lateralmente. Non so se è più comodo o no, lo premo e vediamo cosa succede. Si accende? Quanto tempo devo tenerlo remoto? Okay, si è acceso. Questo è il primo avvio. Come tutti i Kindle, se li comprate su Amazon online e non in un negozio, per intenderci, loggati con il vostro utente, vi arriverà, questa è una grossa figata secondo me, vi arriverà già bello che loggato sul vostro utente. Questo è il primo, la prima inizializzazione, diciamo. Okay, scelta della lingua, italiano. Avanti. Ecco qua. Allora, subito un po' di autocompiacimento. Schermo ad alta risoluzione da 300 ppi, luce integrata, regolazione automatica. Ecco, altra novità del Voyage, la luce, la sovrilluminazione, perché non è una retroilluminazione, è una sovrilluminazione. Si autoregola volendo, se lo lasciate in automatico, in base alla luminosità esterna. È una roba che abbiamo visto da anni sugli smartphone, non era ancora arrivata su un e-reader, è un'altra fighetteria che è presente in questa Ferrari, no, degli e-reader, come la chiamo io. Nuovi controlli volta pagina, è quello che abbiamo appena detto, e vabbè, batteria che dura settimane, questo c'è sempre stato, e vediamo, andiamo avanti, operazioni preliminari, wifi, connettiene a wifi, ok, home. Allora, l'interfaccia è identica al Paperwhite e agli altri Kindle, quindi il firmware, insomma, è praticamente uguale. Ci saranno delle cose in più per il controllo di luminosità, infatti eccolo qua, c'è un checkbox semplicemente, luminosità automatica, si può attivare o disattivare. Se lo disattivate potete regolare come vi pare la luce, se lo attivate si regola ovviamente in base alla luminosità esterna. Se apro un ebook qualunque, volevo provare questi fantomatici tasti. Allora, in teoria basta premere, esatto. Allora, come funziona? Che tu premi leggermente e ti dà un feedback con una vibrazione, che non è niente di più di meno della classica vibrazione che c'è nei cellulari, per cui c'è semplicemente un motorino che vibra, e ti dà proprio un feedback, per cui lo senti proprio, vai avanti, che meraviglia. Finalmente, guardate. Finalmente con una mano sola posso andare avanti, senza nascondere lo schermo. Ed è la stessa esperienza che aspettavo da anni e che è presente da sempre sui primissimi Kindle, che era presente su questo mitico Kindle 4 che mi ha fatto innamorare della lettura su e-reader. E quindi ho dovuto sputtanarmi 190 euro per avere finalmente, dico ancora finalmente, guardate che meraviglia, indietro, avanti, indietro, mano sinistra, avanti, avanti, indietro. Sembrerà una minchiata, lo ripeto, sembrerà una sciocchezza, ma non lo è. Se leggete per tanto tempo, se non volete distrazioni, se vi piace avventurarvi dentro i vostri libri dimenticandovi di avere in mano un oggetto e pensando unicamente allo schermo in cui state leggendo il libro, in cui siete completamente annegati, è determinante l'avere dei tasti per andare avanti nelle pagine senza andare a coprire lo schermo. Okay, determinante forse è grossa, è di grandissimo aiuto ed è fu fondamentalmente il motivo per cui mi sono comprato un Voyage
invece che un nuovo Paperwhite, che ripeto ha lo stesso schermo, è praticamente identico al vecchio, quindi dovete immaginarvelo, è identico a questo, ha lo stesso identico schermo del Voyage. Però gli altri vantaggi che ha il Voyage rispetto al al Paperwhite, il software, come dicevo, è identico. Qui vedete un Paperwhite vecchio, quindi non confrontate gli schermi, perché ripeto, sono identici ora. 130 euro questo, 190 euro questo. Perché questo costa 60 euro in più? Per vari motivi. Il primo è chiaramente di di marketing puro, nel senso che questa è la Ferrari, questa è la una via di mezzo, e questa è l'utilitaria. E in più il Voyage ha in più i tasti, la regolazione automatica, che si vede qui, si intravede nella camera, non lo vedete, ma è senz'altro questo qui il sensore, la regolazione automatica della luminosità, lo schermo a filo con il resto della scocca. Sembra una sciocchezza, ma il nuovo Voyage ha uno schermo in vetro sopra, protettivo, a filo, che ha due grandi vantaggi. Il primo è molto più resistente rispetto al vecchio, che era semplicemente plastica, e se vi cade qualcosa sullo schermo del Paperwhite vi assicuro che non è bello affatto. Ho visto dei Paperwhite di amici con righe, insomma è molto brutta, sono molto poco protetti i vecchi Paperwhite. Quindi vetro protettivo di qualità, in più è a filo, per cui non proietta l'ombra. Adesso qui non si vede, si vede poco, vediamo se riesco a fare, chissà se si vede o no. Comunque, essendoci questo scasso in cui è ricavato lo schermo, che è spesso comunque 1,5 mm, quasi 2 mm, viene proiettata un'ombra che è un po' fastidiosa, niente di che, intendiamoci. Si intravede a sinistra, vedete l'ombra, e anche questo è un vantaggio sul nuovo Voyage. La scocca poi è in magnesio e non più in plastica, anche qui non è la svolta, però insomma è di qualità superiore. Infatti vedete qui nella parte superiore che è invece plastica, e immagino sia la finestra in cui è ospitata l'antenna per il wifi, e nella versione 3G l'antenna 3G. Tutto il resto invece è in magnesio, è molto bello, è veramente molto figo. Il tasto qua non so se mi convince o no, potevano lasciarlo sotto probabilmente, ma è comodo, è un tasto che si usa veramente poco, per cui non è che cambia tantissimo, si usa per accendere o per spegnere e fine, per cui non è che siete sempre dietro a premere il tasto di accensione. I tasti non posso smettere di decantarne la figaggine. L'oggetto è veramente molto bello. Che altro dire, vi faccio vedere che altro c'è nella scatola, ma tanto ci saranno le istruzioni, quattro minchiate. C'è il cavo USB, non c'è l'alimentatore come poi in tutti i Kindle, non è mai stato fornito, viene venduto a parte, ma va bene un qualunque alimentatore USB. Se avete uno smartphone ce l'avete già, se ne trovano veramente a quattro spicci. Ci sono un po' di istruzioni che non so quanto sia interessante andare a vedere, sono veramente due facciate per ogni lingua, per cui vi lascio immaginare. Questa è la classica garanzia, sciocchezze varie, non c'è praticamente niente dentro la scatola a parte il cavo e il Kindle. Si richiude e si mette via. E allora, chiaramente, se vi ho convinto già con questo video, potete già fare l'incauto acquisto usando magari, e vi ringrazio nel caso, il link che è sotto il video. Se invece non siete ancora convinti completamente, o pensate di preferire un Paperwhite o addirittura un Kindle base, vi invito ad aspettare la mia recensione definitiva che pubblicherò su Lega Nerd nei prossimi giorni. Questo mi è appena arrivato, vi ho semplicemente descritto a grandi linee le sue caratteristiche principali, i motivi per cui mi piace, i motivi per cui non mi piace, ma è solamente dopo un periodo di uso effettivo che sarò in grado di scrivere una recensione vera e propria. Vi rimando quindi alla mia recensione, nel caso aggiungerò poi il link sotto al video quando questa verrà pubblicata, e nel frattempo vi ringrazio per aver guardato il video, che è particolarmente lungo, mi scuso per questo. Mettete like, sharate e continuate a guardare i miei video di unboxing. Ciao ragazzi, grazie mille.